Buonasera a tutti, siamo in diretta. Grazie a tutti per essere intervenuti anche a questa ottava diretta del mio canale Paolo Alessandrini Matematica. E quindi dopo il calcolo combinatorio ROC, dopo la probabilità ROC, matematica e coronavirus, matematica e chimica con Fabiano Nart, matematica e turismo con Sandra Lucente e matematica e divulgazione con i Rudi Matematici e dopo anche la diretta di 2 settimane esatte fa, nella quale sempre Fabiano Narte ci ha parlato di matematica e chimica in cucina. Ecco, questa sera siamo arrivati all'ottava puntata di questa serie. Naturalmente potete sempre rivedere i video delle precedenti dirette andando sul canale e se vi piacciono, naturalmente lasciare un mi piace e se vi fa piacere anche un commento. Questa sera si parlerà di sport. Devo dire, ahimè, che io non sono un grande sportivo, anche se ovviamente lo sport mi piace molto come spettatore e talvolta come maldestro praticante, diciamo così. Mi interessano poi molto, ovviamente, i legami tra lo sport e la matematica, al punto che ne ho scritto in alcuni articoli, in alcuni post e anche addirittura in un piccolo ebook che uscì nel 2015 che si intitolava La matematica nel pallone. Naturalmente lì si parlava di matematica nel gioco del calcio. Questa sera invece parleremo di sport con due docenti universitari e due ricercatrici, anche due care amiche che insegnano statistica all'Università di Brescia, si occupano appunto di statistica e che tra poco vi presenterò. Vi dico subito che si parlerà in particolare di uno sport, nello specifico il basket, ma ovviamente naturalmente parleremo di statistica, visto che si tratta di due statistiche, ancor più che di matematica in generale, o di matematica nello specifico. Ma di queste distinzioni tra matematica, statistica e quant'altro sarà interessante parlare con le due interessate, quindi vedremo, ne parleremo dopo. Ecco, intanto vedo che ci sono già un commento di Sergio che dice buon Dante Dì a tutti e a tutte le partecipanti, quindi ricambio l'augurio e il saluto. Siamo già una quindicina di spettatori che comunque stanno salendo, stanno aumentando. Come sapete, come in ogni diretta di questo canale, potete in ogni momento inserire commenti su quello che vedete e vi chiedo anche un piccolo favore, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale. Dobbiamo arrivare entro la fine della serata a quota 500, ci siamo ormai molto vicini perché siamo intorno a 486 o giù di lì. Quindi cerchiamo di raggiungere questo obiettivo, basta cliccare sulla scritta iscriviti e attivare le notifiche in modo da essere costantemente informati sugli eventi di questo canale e sulle prossime dirette e sui prossimi video che saranno pubblicati. Bene, a questo punto io direi che possiamo accingerci a far partire la nostra serata e come ogni volta io direi di partire, se non ci sono altri commenti che stanno arrivando, siamo già una ventina di spettatori, quindi io direi che a questo punto possiamo partire con la sigla, quindi via alla sigla. Bene, eccoci qua. Grazie a tutti ancora e io direi di introdurre le protagoniste della serata di questa sera, che sono Paola Zuccolotto e Marika Manisera. Eccoci qui, benvenute a
Paola, alla professoressa Paola Zuccolotto e alla professoressa Marika Manisera. Grazie, ciao a Ciao tutti, Paola, ciao Marika. buona serata a tutti. Eccoci qua. Allora, grazie intanto di aver accettato il mio invito. Benvenute sul mio canale. Vi dico due parole, ecco, dico qualcosa su di voi, due parole su di voi. Poi, ovviamente, se dimentico qualcosa o se dico qualcosa di impreciso, integrerete, avremo tempo per correggere, per integrare, spero di no. Allora, Paolo Zuccolotto e Marika Manisera sono rispettivamente professore ordinario e professore associato di statistica presso l'Università di Brescia. Paola è anche direttore scientifico del Big and Open Data Innovation Laboratory, BODAI Lab, in cui coordina, assieme a Marika, il progetto internazionale Big Data Analytics in Sport, BD Sports. E Paola e Marika portano avanti attività di ricerca scientifica nel campo della statistica con un approccio sia metodologico sia applicato. Sono entrambe autrici o coautrici di numerosi articoli scientifici su riviste internazionali, libri. Hanno partecipato a molti congressi nazionali e internazionali, hanno svolto il ruolo di reviewers per le più prestigiose riviste di statistica, fanno parte di board editoriali di importanti riviste che si occupano in particolare di sport analytics, poi ne parleremo ovviamente, e di statistica, diciamo, applicata allo sport. Questo connubio, così interessante che mi ha fatto, venire voglia appunto di proporvi questa serata. È un interesse che loro coltivano con grande passione, grande competenza. Sono state coinvolte in prestigiosi gruppi di lavoro che lavorano su questo tema e hanno tenuto numerosi corsi e seminari appunto su questo argomento. Sono in particolare le autrici di questo libro, che spero si riesca a vedere, che si intitola Basketball Data Science, edito da CRC Press, che parla proprio di questo connubio, di questo collegamento, ma di queste cose e di molte altre loro attività credo che ci parleranno loro stesse, quindi direi di dare inizio a questa chiacchierata. E quindi io direi di partire da una domanda che mi sono fatto, appunto, riflettendo un po' su questi argomenti, matematica, statistica, cioè questo canale, come sapete, contiene la parola matematica nel suo titolo, al suo interno, e queste dirette che io sto facendo da un po' di tempo a questa parte toccano vari aspetti della matematica, approfondendo le relazioni che la matematica ha con altri ambiti, con la cucina, col turismo, con la divulgazione, eccetera. Però voi siete delle statistiche e so che ci tenete giustamente molto a distinguervi dai matematici, quindi io vorrei chiedervi, e penso che la cosa possa interessare anche molti dei nostri spettatori. Qual è la relazione tra statistica e matematica? Cioè, la statistica può essere considerata parte della matematica, come sembrerebbe a volte di poter dedurre ad esempio, dalle programmazioni di matematica nelle scuole secondarie, dove alcuni argomenti di statistica sono inseriti all'interno dei curricoli di matematica, oppure è più corretto invece considerare la statistica come una scienza a sé stante e quindi la matematica è invece da considerare come uno strumento, diciamo, a disposizione degli statistici. Lascio a Allora, voi, siete voi chi sì, dai, vuole rispondere. ci organizziamo, ci passiamo la parola l'uno con l'altra, parlo io innanzitutto ringraziando, poi rispondo alla domanda, vero? Però volevo ringraziare Paolo Alessandrini a nome di tutte e due per averci invitate, siamo molto contente di essere qui, ringraziamo anche tutti i partecipanti che vediamo stanno salendo, leggo anche un pochino i messaggini che arrivano, ciao a tutti, anche agli amici nostri che sono presenti e che ci stanno salutando sui messaggi. E ecco, siamo molto contenti di essere qui perché oltre che stimare moltissimo Paolo dal punto di vista professionale per l'attività
divulgativa preziosissima che sta svolgendo su queste materie che tante volte sono un po' antipatiche in effetti, e quindi c'è bisogno proprio di far vedere che possono anche essere piacevoli. Ecco, oltre che stimarlo da questo punto di vista, è anche un caro amico, per me personalmente da tempo immemore, diciamo, ecco, con Marika un po' più recente effettivamente, quindi grazie dell'invito. E passiamo invece alla domanda, perché ecco, io ho già avvisato Paolo che ho questa tendenza a chiacchierare, quindi abbiamo un cenno che voi non noterete, però che è una roba del tipo così Italia, e vuol dire che devo rientrare nei ranghi, e quindi rispondo alla domanda. E non so se vogliamo magari anche condividere che abbiamo preparato un paio di diapositive per supportarci sulle cose che vogliamo dire. Sì, effettivamente la statistica non è una branca della matematica, la statistica è proprio effettivamente una scienza a sé stante. Noi ci teniamo questa cosa non tanto per distinguerci dai matematici, che sono nostri cugini e che stimiamo tantissimo perché sono bravissimi e fanno cose che noi effettivamente non sappiamo fare perché non siamo dei matematici, ma siamo delle statistiche, e la statistica effettivamente, qui abbiamo riportato una citazione, non è una branca della matematica, è una scienza vera e propria che utilizza però gli strumenti della matematica come strumenti essenziali per il suo funzionamento, ok? Quindi nonostante, come tu dica, effettivamente spesso viene riportata come parte del programma di matematica delle scuole superiori, anche perché non ci sarebbe il tempo di dedicare una materia specifica alla statistica, effettivamente ce ne rendiamo conto, questo invece succede poi nei percorsi universitari, dove effettivamente l'esame di statistica è un esame separato dall'esame di matematica, e anche la facoltà di scienze statistiche è una facoltà separata da quella delle scienze matematiche, ecco. Quindi è proprio una vera e propria scienza, e noi diciamo è di questo che ci occupiamo, nel bene e nel male, nel senso siamo esperte di questo e usiamo gli strumenti della matematica, però non siamo delle matematiche pure, in effetti su questo è una cosa che lasciamo ai nostri cugini, ecco, diciamo sono un po' due cugine come scienze. E, ecco, tra l'altro spesso c'è la necessità, abbiamo sentito nelle persone la necessità di capire meglio che cosa fa uno statistico, e tempo fa, proprio su richiesta di Paolo, avevo scritto io stessa proprio questo articolo, sei uno statistico, quindi in pratica che cos'è che fai, di che cosa ti occupi, perché è una disciplina la statistica che negli ultimi anni se ne sente parlare un po' di più, in effetti, però rimane comunque sempre abbastanza oscura, sconosciuta, non si sa bene se la statistica è quello che fa l'Istat, o se la statistica sono i giochetti con i dadi, le urne, le carte da estrarre, la probabilità, così. Ecco, quindi ho cercato un pochino di fare ordine a questi concetti in questo articolo. Qui lo vedete, ho riportato l'intestazione, c'è anche è liberamente scaricabile se a qualcuno può interessare, è un semiserio, insomma, nel senso che ho cercato di, per quanto possibile, di scriverlo con linguaggio leggero, quindi magari, ecco, a chi fosse interessato ad approfondire la differenza tra queste due discipline, consiglierei, insomma, se ne ha voglia ovviamente, di leggerlo. E ecco, diciamo, per capire meglio di che cosa si occupa la statistica, potremmo pensare a quelli che sono gli obiettivi. Allora, sostanzialmente la statistica analizza dati, ok? Quindi ha una diciamo natura intrinseca votata all'applicazione alla realtà, alla comprensione dei fenomeni reali e alla descrizione, alla previsione di questi fenomeni reali, anche se non mancano determinati approcci molto molto teorici e metodologici, però sempre a livello strumentale comunque. E quindi gli obiettivi principali della statistica sono utilizzare questi strumenti questi strumenti matematici per analizzare fenomeni reali. E l'analisi può consistere in una descrizione, quindi conoscere quali sono le caratteristiche del fenomeno, misurare come questo fenomeno si esprime, capire quali sono i fattori che influenzano e che impattano sul fenomeno, stabilire che relazioni ci sono tra il fenomeno e altri.
Dopo la descrizione si può passare con degli strumenti anche un po' più sofisticati, si può pensare di passare anche a una previsione, perché sulla base delle conoscenze acquisite riguardo il fenomeno e queste conoscenze sono acquisite sempre, non dimentichiamo mai, sulla base di dati, e si può pensare di prevedere l'andamento futuro più verosimile di un fenomeno, sapere magari su quali elementi è possibile agire per influenzare secondo i nostri desideri l'andamento futuro, e quindi definitivamente alla fine la statistica cosa porta? Porta un supporto per le decisioni, quindi nel momento in cui noi abbiamo descritto, conosciamo il fenomeno, siamo in grado di prevedere in qualche modo quello che verosimilmente potrebbe essere l'andamento futuro, siamo in grado di adottare dei comportamenti, quindi abbiamo un supporto per le previsioni e tutto questo comunque va fatto ricordando che la certezza non esiste, quindi anche questi metodi comunque non ci dicono, la previsione non ci dice cosa accadrà con certezza, ma ci dice cosa accadrà con un certo livello di confidenza, diciamo con un certo grado di verosimiglianza. Ecco, quindi ecco perché utilizziamo noi statistici sempre anche il calcolo delle probabilità. Ecco, visti questi obiettivi, la statistica intrinsecamente si presta ad essere applicata a qualsiasi campo. Infatti noi, Marika ed io, diciamo sempre che noi statistici ci divertiamo tantissimo perché abbiamo la possibilità di metterci in gioco nei campi applicativi più svariati, quindi dalla medicina alla biologia, la fisica alla genetica, l'economia, la finanza, il marketing, la sociologia e l'epidemiologia, perché non citarlo in questo periodo, purtroppo tristemente sono diventati tutti consapevoli del fatto che analizzare dei dati relativi a un fenomeno epidemiologico può essere molto molto utile, e qui torniamo a quello che ho detto prima: descrivere, prevedere, prendere decisioni, quindi avere dei dati di qualità e adottare metodi statistici per prevedere l'andamento di un fenomeno come potrebbe essere la pandemia da Covid, che adesso sta influenzando profondamente le nostre vite. Però ecco, tornando sul seminato, tra le varie applicazioni c'è anche quella dello sport, ed ecco quello che forse più per divertimento che per altro abbiamo cominciato a fare Marika e io qualche anno fa, ormai cominciano a essere almeno 5 anni da quando abbiamo iniziato questa avventura, però diciamo ci siamo buttate sulle applicazioni dello sport, ed è questo il motivo per cui stasera siamo qua a chiacchierare con voi. Benissimo, grazie di questa introduzione. Spero che sia un ritorno della mia voce, spero che non... No, forse è passato, sì. Volevo ringraziarti, Paola, per le belle parole di prima e anche per aver citato quella rivista Il gatto di Schrödinger, che qualcuno forse avrà conosciuto insomma, negli anni precedenti, negli anni scorsi. È la rivista del gruppo di divulgazione scientifica di cui io faccio parte da diversi anni, e quindi avevamo avuto modo di collaborare in quell'occasione con quel bellissimo articolo che hai citato. Dunque, vedo che intanto è cresciuto molto il numero di spettatori, siamo già a 36 e sono arrivati anche dei commenti, anzi addirittura siamo 41 adesso, vedo. Ci sono alcuni commenti, alcuni saluti più che altro da parte di Lorenzo, Raffaele, Marika e Fabiano Nart, che è nostro ormai non solo relatore ma anche affezionato spettatore. Proseguiamo allora. Come dicevo prima, voi avete scritto un libro dal titolo Basketball Data Science, che è un resoconto di alcune delle vostre esperienze di analisi dei dati nel mondo del basket. Poi credo che avremo modo di parlarne, perché sicuramente torneremo a citare questo libro. Però intanto volevo chiedervi una cosa, visto che nel titolo di questo libro si fa riferimento a questa disciplina, al data science, e spesso quando si parla di statistica io sento molto parlare di data science. Quindi questa disciplina di cui si sente parlare molto negli ultimi anni, che cosa è esattamente, in cosa consiste e come si lega con altri ambiti come la statistica naturalmente, ma anche la matematica, l'informatica e così via?
Sì, allora rispondo io a questa domanda. Allora, la data science o scienza dei dati, giusto per parlare anche un po' in italiano, è una scienza che ha l'obiettivo di estrarre una conoscenza dai dati, quindi i dati che possono presentarsi in varie forme, strutturate, non strutturate. Per esempio, in passato i dati erano delle tabelle più o meno grandi di numeri, invece oggi i dati sono testi, i post quando entriamo nei nostri social media e scriviamo dei post, oppure le fotografie che ci scambiamo su WhatsApp, o anche i video sono dei dati che possono essere elaborati grazie ai metodi di data science. E eccola lì dove si trova quell'unicorno magico che sta al centro di questi ambiti che sono la matematica e la statistica, l'informatica e l'ambito in cui la data science viene applicata, perché può essere applicata a tantissimi ambiti, come abbiamo visto prima per la statistica, anche la data science può essere applicata a tutti i campi che possiamo, a cui possiamo pensare, il business, la finanza, la medicina, la biologia e anche lo sport. Per sua natura è multidisciplinare. Infatti, un esperto di data science deve avere competenze di informatica, prima di tutto, perché deve saper gestire delle banche dati molto complesse, grandi, i cosiddetti big data, che sono big non soltanto perché sono grandi, ma perché sono complessi. E poi deve saper scrivere i codici, sviluppare software e algoritmi che servono per l'analisi dei dati. Serve la matematica e la statistica perché sono le due discipline che ci guidano nella definizione, nello sviluppo dei metodi, dei modelli sofisticati, più o meno sofisticati, che servono per analizzare i dati. E poi, però, senza dimenticare anche la competenza nell'ambito dell'applicazione, perché soltanto conoscendo l'ambito in cui stiamo applicando questi metodi sofisticati di matematica e statistica, grazie all'uso dell'informatica, che possiamo porci le domande giuste, le domande a cui dare delle risposte con l'analisi dei dati. E poi la conoscenza dell'ambito di applicazione serve anche poi a valle del processo per interpretare i risultati che si ottengono. Ovviamente non possiamo essere tuttologi, i data scientist non sono tuttologi, però imparano il linguaggio quantomeno dell'ambito di applicazione per poter dialogare con gli esperti. E, ecco perché lì c'è un unicorno magico, perché in realtà il vero data scientist puro che sa tutto di tutto non esiste, è magico, è lì che sta come un miraggio ad ispirarci. Però quello che si può fare certamente è cercare di avvicinarcisi. Ricordiamo anche che il data scientist deve avere una serie di soft skills, come per esempio la capacità comunicativa, la capacità di lavorare in team, una mentalità aperta, essere proattivi, eccetera. Tant'è che quando le aziende, oggi i data scientist sono un profilo professionale super richiesto dalle aziende, no? E quando però le aziende scrivono i profili un po' nel dettaglio, nelle loro offerte di lavoro, non chiedono il data scientist tuttologo, perché anche con una remunerazione molto molto elevata non lo trovano, non esiste, non c'è, è un unicorno magico. Invece si può ridurre un pochino le richieste e accontentarsi, tra virgolette, di un bravo scienziato dei dati che sappia maneggiare strumenti di informatica, che sappia statistica e matematica per appunto individuare quali modelli possono essere applicati nei vari casi e che sappia dialogare con chi lavora nell'ambito in cui la data science viene applicata. Ecco, quindi diciamo che i data scientist sono persone non rare, non inesistenti, esistono, però bisogna anche pensare un pochino coi piedi per terra e quindi unire le competenze di questi tre grossi ambiti per poter poi raggiungere lo scopo. Ecco, per esempio, Perfetto. noi nello sport, noi siamo le statistiche, quindi siamo nell'ambito della matematica e della statistica, ma chiaramente abbiamo dovuto, anche solo per scrivere il libro che è Data Science, abbiamo dovuto farci aiutare, collaborare con persone esperte di informatica e esperti di sport, di basket in questo caso. Benissimo.
Nel frattempo siamo diventati 42, che come sapete è la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto, per cui siamo... Ah no, adesso siamo 43, per cui non va più bene. No, sto scherzando. Allora, nel frattempo sono arrivati alcuni commenti, li cito, ad esempio, amo la matematica, che in realtà nasconde la bravissima Daniela Molinari, che è il sito Amo la matematica, che dice... Dice una cosa che in realtà è rivolta a voi, quindi ve la giro. Naturalmente, amo la matematica, dice, amo la matematica, ma fatico ad appassionarmi alla statistica. Convincetemi. Quindi a voi l'arduo compito di convincere Daniela a appassionarsi alla statistica. Sergio propone che, dice, in crasi la chiamerei datistica. Quindi propone un cambio di nome, non più statistica, ma datistica. E Francesco chiede, dice, non posso assistere alla diretta, il video sarà disponibile sul suo canale? Ovviamente sì, sarà disponibile subito già stasera dopo la diretta. Dunque, parlando quindi di data science, Marika ha citato lo sport, e anche Paola in realtà prima, lo sport come uno dei campi applicativi della statistica e della data science. E voi avete fondato un network internazionale che si occupa di questo. Come dicevamo prima, avete scritto anche un libro che si intitola proprio Basketball Data Science, che è un resoconto di alcune delle vostre esperienze. Ma ecco, leggendo il libro in particolare, io mi sono rimasto molto colpito da alcune frasi che voi scrivete quando parlate di data science, e cioè scrivete. La data science può rispondere a tutte le domande, in teoria ma non in pratica. Poi scrivete anche che la data science non è una sfera di cristallo e la data science da sola non fornisce decisioni, ma un supporto alle decisioni. Che cosa vuol dire? Sono curioso di capire meglio questi concetti. Cosa vuol dire esattamente? Sì, allora parlo io questa volta, ci alterniamo un pochino. Allora, noi spesso amiamo iniziare in maniera un po' shock e sfatando anche un pochino dei miti, nel senso che è giusto, come diceva Marika prima, rimanere coi piedi per terra, gli unicorni non esistono, ok? E quindi vogliamo anche, non tanto sfatare dei miti, ma non per... sminuire le cose, ma per vederle sotto la luce giusta. Quindi la data science, l'intelligenza artificiale, il machine learning, le reti neurali, l'analisi dei big data, tutte queste data mining, tutte queste parole che sono anche molto di moda ultimamente, se ne parla tanto. Ecco, attenzione che non sono una sfera di cristallo, l'abbiamo detto prima, la certezza non esiste. E quindi uno statistico sa bene che tutte le volte che applica un modello, per quanto esso possa essere sofisticato, non darà mai delle previsioni certe del futuro. Questo lo dice il buon senso, però lo dice anche la teoria matematica sottostante alla statistica, ok? E quindi attenzione che non sono sfere di cristallo, attenzione che ci danno delle... scenari che sono verosimili. Il buon statistico sa anche misurare quanto è verosimile lo scenario, quanto è la probabilità di sbagliare e quant'è la probabilità di sbagliare di quanto. Okay? Quindi ecco, bisogna sempre tenere presente che ragioniamo in un mondo, in uno scenario in cui le decisioni vengono prese comunque in condizioni di incertezza. Okay? E questo, come dicevo, lo dice prima di tutto il buon senso, però ricordiamocelo, perché esiste un pochino questa tendenza a pensare che tutto ciò che esce magari da un algoritmo, perché adesso la statistica dai modelli statistici si sta spostando molto verso lo statistical learning. Utilizzo queste parole inglesi perché alla fine sono queste che effettivamente vanno per la maggiore e si sentono anche nella letteratura. Ecco, esiste un po' questa tendenza a pensare che ciò che esce da un algoritmo, più questo è sofisticato e più diventerà una sfera di cristallo. Ecco, non è così. Quindi lo statistico bravo deve essere anche sempre in grado di tenere i piedi per terra riguardo alle previsioni che vengono fatte con i modelli. Può rispondere la statistica a tutte le domande? Allora, la data science e la statistica? Allora, diciamo, in teoria sì, potrebbe rispondere a tutte le domande nel caso in cui fossimo in grado di reperire
i dati che sono necessari a rispondere alle domande che ci stiamo ponendo. Okay? E non sempre questi dati sono disponibili, perché non sono accessibili, perché non si possono rilevare, perché esistono ma sono molto costosi, perché esistono ma richiedono dei tempi troppo lunghi per essere rilevati. Noi adesso queste frasi che tu hai letto, Paolo, le avevamo un po' declinate nel mondo dello sport, per dire che di fronte alle domande che il tecnico, il coach, tanto ecco, anche per entrare un pochino, potrebbe porre, potrebbe le cose a cui può desiderare di avere una risposta, magari la data science potrebbe, però verosimilmente non è possibile ottenere, non è possibile o non è economico ottenere i dati che possono dare questa risposta. Anche questo è importante, perché consente nel feedback che c'è tra lo statistico e l'esperto di rimodulare la domanda, dire guarda, questa domanda qui non riusciamo a rispondere, però se la mettiamo in un altro modo, allora i dati ci sono e allora possiamo dare una risposta. Ecco, quindi anche per richiamare il tuo famoso 42, è inutile fare la domanda sulla vita, la natura, il mondo intero e l'essenza di tutte le cose. Ecco, meglio fare delle domande magari piccole, magari più specifiche, e magari rimodulate per far fronte ai vincoli che ci sono effettivamente nel reperimento dei dati e avere delle risposte piccole, più specifiche e magari un pochino più sicure, perché altrimenti rischiamo di avere come risposta un 42 che nessuno sa bene che cosa voglia dire, perché nessuno aveva capito la domanda in effetti. E ecco, un'altra cosa da ricordare è che l'algoritmo è un supporto per le decisioni. L'algoritmo è un amico dell'uomo, ma non è un sostituto del cervello umano. Ecco, su questo noi in realtà ci sono diverse teorie, vero, su questo. Noi in realtà abbiamo sposato la strada soft, che è quella che dice l'algoritmo fornisce supporti per le decisioni, ed ecco che l'uomo, in questa diapositiva c'è l'omino con i pezzi del puzzle, prende poi la decisione basandosi su cosa? Basandosi sì sui risultati delle analisi statistiche, della data science, degli algoritmi, però quello è soltanto un pezzettino del puzzle delle sue decisioni. Poi lui ci mette dentro la sua esperienza, ci mette dentro le sue sensazioni, ci mette dentro anche le altre conoscenze, tutte quelle cose che magari sono anche un pochino intangibili, se vogliamo, ma che in realtà hanno un valore grossissimo. Tanto per rientrare nello sport, no? C'è quella famosa frase che dice senza i dati sei soltanto un'altra persona che ha un'opinione. Ecco, ok, però l'opinione mia e l'opinione del coach, adesso non facciamo nomi, ma nel nostro libro c'è la quotazione di Ettore Messina, quindi l'opinione mia e l'opinione di Ettore Messina hanno due valori molto differenti, ok? Quindi se lui in un certo momento ha una sensazione nel momento del gioco, questa sensazione è importantissima, perché deriva da quella rete neurale naturale che abbiamo dentro la testa, che è assolutamente imbattibile, perché è in grado di elaborare, se vogliamo metterla in termini di elaborazione di dati, è in grado di elaborare una quantità di dati enorme e con una efficienza, una capacità di generalizzazione che nessun algoritmo mai riuscirà a raggiungere. Quindi attenzione che le sensazioni, l'esperienza, le altre conoscenze sono comunque importantissime. Nel momento in cui si combinano dentro la mente dell'esperto, ovvero non della persona come me che di basket di fatto non sa niente, ma nella mente dell'esperto si devono combinare quei risultati dell'algoritmo per creare la decisione. Ecco, noi su questo ci teniamo molto. L'algoritmo non è una cosa che dà in pasto e sputa fuori una risposta certa, tranquilla, felice, noi andiamo in quella strada e non pensiamo più a niente. Ci dà una risposta che deve essere poi a sua volta riinserita nella mente dell'esperto, il quale poi lui prende la decisione. Questa è una cosa a cui teniamo molto. Certo, io mi permetto di aggiungere che gli algoritmi non sono, a volte si sente parlare di algoritmi ultimamente anche dai media, eccetera, come se vengono così trattati come se fossero degli elementi ostili, asettici, disumani, che si contrappongono all'elemento umano dotato di cuore, di anima, come se fossero qualcosa di totalmente estraneo a quello che fanno gli uomini e le donne. In realtà sono
prodotti. Allora, gli algoritmi di fatto non è che scendono da Marte e ci sono stati mandati dagli alieni, gli algoritmi li abbiamo programmati noi, quindi diciamo un pochino della nostra mente, del nostro cuore, delle nostre assunzioni, dei nostri preconcetti e tutto finisce dentro l'algoritmo. Dopodiché è una dualità che non ha senso di esistere, allora diciamo abbiamo il cervello artificiale, abbiamo il cervello naturale, perché dover scegliere tra l'uno e l'altro? Mettiamoli insieme. Cioè il nostro punto è proprio quello, l'algoritmo è vero che da solo, cioè se ci sono delle critiche sull'algoritmo sono giuste, perché non si può dare tutto in mano all'algoritmo e mandare avanti lui da solo, sicuramente andrà contro il muro alla fine, a meno che non ci sia un uomo alle spalle che lo guida, ecco. E dall'altra parte l'uomo però ha bisogno di un supporto da parte di un algoritmo che analizzi i dati che lui magari non riesce ad analizzare tutti insieme. E quindi semplicemente si tratta di mettere insieme le due cose, non di scegliere tra una e l'altra. Infatti. Come è nata l'idea di scrivere questo libro? E come si lega poi al vostro progetto di cui abbiamo accennato prima, il progetto BD Sports. E poi volevo chiedervi anche, è l'unico libro esistente che parla di questi argomenti? E poi anche, magari se avanza un po' di tempo, a chi si rivolge? Qual è il vostro target? Sono tante domande messe insieme. Sì, allora, il libro. Allora, perché abbiamo iniziato sostanzialmente a lavorare nell'ambito dello sport per divertimento? Un po' di anni fa, come diceva prima Paola, abbiamo detto abbiamo la fortuna di poter scegliere l'ambito di applicazione dei nostri metodi e abbiamo detto ma sì dai, buttiamoci sullo sport che potremmo trovare divertimento. E qui in effetti abbiamo trovato terreno fertile, nel senso che fin dai tempi qui vediamo la locandina di Moneyball, che è un film in Italia è uscito con il nome dell'arte, l'arte di vincere. C'era Brad Pitt che interpretava il ruolo di un allenatore di baseball per far andare meglio la squadra, per individuare i giocatori con le migliori performance, ha messo in piedi, grazie a un matematico, uno statistico, ha messo in piedi un sistema basato sulla misurazione delle performance dei giocatori, quantitativo, quindi non tanto a sensazioni, ma basato sui dati misurati durante le partite, durante gli allenamenti. È nata quella che si chiama Sabermetrics, che è un po' antenato di tutti poi le procedure che sono state messe in campo nei vari sport. Da lì è nata un po' l'utilizzo massiccio di analisti anche all'interno delle squadre. E oggigiorno diciamo l'interesse per lo sport, che poi adesso arrivo anche al libro, nel senso che quello che poi ci ha condotto verso la strada di scrivere il libro è un interesse, quello della statistica nello sport, molto presente, tant'è che sono nate aziende, startup di analytics nello sport. Ovviamente lì si parla del lato business della faccenda, però ci sono analisti appunto all'interno delle squadre. E invece, parlando più sul lato scientifico, esistono delle conferenze su questo tema, ci sono pubblicazioni di tutti i tipi, scientifiche, divulgative, su web, su social media, quindi è proprio un tema caldo e sempre di più lo è. Ed ecco perché appunto abbiamo creato questo network che nominavi prima Paolo, che è il BD Sport, Data Analytics Sport, che è un network di persone. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a lavorare, ci siamo accorti che c'erano tante domande che aspettavano una risposta e abbiamo iniziato ad applicare i nostri metodi. Poi ci siamo guardati un po' in giro, abbiamo visto che sia in Italia che all'estero c'erano tante persone interessate a questo tema e che ci stavano già lavorando. Ovviamente il primo giro è stato tra gli accademici, che ovviamente il nostro lavoro è stato molto facile entrare in contatto con i nostri colleghi accademici, ma poi non ci bastava per tutti i discorsi che abbiamo detto prima, perché avevamo bisogno di persone esperte dello sport che ci dessero le domande giuste, che ci aiutassero a fare le interpretazioni. E allora abbiamo iniziato a cercare tra le persone appunto che lavorano nel campo. E così a un certo punto, quando la rete iniziava ad allargarsi, abbiamo detto creiamo una struttura, che poi in realtà all'inizio non sapevamo neanche bene noi cosa sarebbe diventato.
Abbiamo creato questo network che si fonda sostanzialmente su quattro pilastri. C'è il pilastro della ricerca scientifica, che è il nostro primo lavoro, poi c'è quello della didattica, a cui teniamo molto perché attraverso lo sport riusciamo ad appassionare anche i giovani, anche proprio non soltanto i nostri studenti universitari che seguiamo per esempio con delle tesi di laurea o con delle relazioni finali, ma anche o con degli stage. Ma anche i ragazzi più giovani, quelli per esempio della scuola superiore. Abbiamo fatto dei progetti molto carini con i professori della scuola superiore di matematica e di educazione fisica. Quindi il primo pilastro è la ricerca, il secondo è la didattica, poi abbiamo la divulgazione, abbiamo organizzato degli eventi col pubblico, c'eri anche tu Paolo, per esempio al Festival della Statistica, dove abbiamo fatto montare un canestro e abbiamo rilevato in tempo reale le performance dei passanti che dovevano tirare la palla nel canestro e poi anche degli eventi invece più dedicati agli esperti del campo, perché il nostro quarto pilastro è proprio il contatto con e le applicazioni sul campo con gli esperti. E anche lì abbiamo fatto tanti eventi, abbiamo organizzato tavole rotonde, abbiamo avuto anche la possibilità di insegnare in corsi dedicati agli allenatori di basket, grazie a Raffaele Ringraziamo Imbrogno. Raffaele Imbrogno, esatto, stavo dicendo perché è collegato, Ho vedo che commenta. visto che è Ciao collegato il Raffaele, grazie, prossimo aspettiamo il commenti prossimo. dopo avevo già in leggiamo, dopo li mente leggiamo. di nominarlo, però visto che è presente a maggior ragione. E quindi ecco, diciamo che poi all'interno del BD Sports io e Paola ci occupiamo principalmente di basket, però gli sport su cui lavorano anche i nostri colleghi, i nostri contatti sono i più vari, c'è il calcio, c'è la pallavolo, c'è il tennis, lo scherma, la danza sportiva e ovviamente il basket. Sul basket abbiamo appunto lavorato parecchio, sono 5 anni, però a fare il resoconto a distanza di 5 anni mi rendo conto che abbiamo lavorato tanto, Paola. Abbiamo pubblicato articoli scientifici, ma anche divulgativi, abbiamo organizzato conferenze, workshop scientifici, workshop divulgativi, incontri con il pubblico, con gli esperti. E insomma, alla fine il nostro obiettivo è un po' quello di diffondere la cultura dei dati, la cultura statistica anche attraverso lo sport. Poi nel 2018 l'ISI, che è l'International Statistical Institute, cioè l'istituto principale al mondo di statistica, ci ha chiesto di rivitalizzare un gruppo che si chiama un Special Interest Group in Sport Statistics, e lì siamo state investite di questo onore, di questo onere, e siamo riuscite però a contattare altre persone, non soltanto quelle del BD Sports, ma anche altre, perché l'ISI, appunto essendo operando a livello mondiale, tiene molto alla rappresentatività anche geografica degli appartenenti a questi gruppi e quindi abbiamo coinvolto persone da tutto il mondo, con particolare attenzione appunto ai paesi in via di sviluppo, e abbiamo composto questo altro gruppo che lavora in parallelo col BD Sports. E lì, vabbè, praticamente dal lato, diciamo, dal campo italiano al campo europeo ci siamo espanse al mondo. E devo dire che è bello adesso perché abbiamo parecchi contatti ed è tutto più semplice, tutto in discesa ogni volta che dobbiamo organizzare una conferenza, una sessione, un workshop. Adesso poi con i webinar che si fanno a distanza è facilissimo coinvolgere persone veramente da tutto il mondo. Ecco, siamo arrivati a questo punto, raccolta una bella esperienza che per carità è ancora migliorabile e per carità possiamo ancora ingrandirla e approfondire tante cose, però ci si è resi conto a un certo punto che un po' di materiale l'avevamo tra le mani e allora abbiamo detto vabbè, siamo pronte per scrivere un libro. Ecco, questo è stato un passo importante di questo nostro percorso. Abbiamo cercato di scrivere questo libro usando un linguaggio tecnico, ma non troppo, che fosse comprensibile da più interlocutori possibile. E parallelamente abbiamo sviluppato un pacchetto R. R è un linguaggio di programmazione che è il più diffuso, direi, tra gli accademici, ma non solo, che si occupano di statistica.
Il libro, come dicevamo prima, ha la prefazione di Ettore Messina, grazie a Raffaele Imbrogno che ci ha messo in contatto, e devo dire che all'interno del libro ci sono una parte più di base, diretta ad interlocutori con un livello di conoscenza statistica molto base. Poi c'è una parte invece rivolta, che è la parte 2, con dei metodi statistici un po' più sofisticati, per cui è rivolta a persone un po' più con un background un po' più sostenuto dal punto di vista quantitativo, e poi addirittura ci sono delle sezioni che abbiamo chiamato focus, che riportano un po' i risultati di ricerche scientifiche, quindi sono rivolte ad interlocutori con un livello un po' più avanzato di statistica. Quello che volevo dire è che tutto ciò che abbiamo messo nel libro è frutto della nostra esperienza, ma viene anche dalle domande, dalle discussioni, dal confronto che abbiamo avuto con tante persone. Cioè, lì ci sono i nostri due nomi, però a parte, dopo devo fare un attimo una riflessione su Marco Sandri, però diciamo che al di là di noi che abbiamo scritto, ci sono dentro le idee, i suggerimenti di tantissime persone. Adesso non ringrazio nessuno, perché rischio sicuramente di dimenticare qualcuno, però Raffaele Imbrogno è sicuramente la prima persona che bisogna ringraziare, non soltanto perché è qui presente, ma anche perché è vero, insomma, c'è scritto anche nel libro, quindi non sto mentendo. Invece il pacchetto R è stato sviluppato da Marco Sandri, che eccolo qua, qui c'è un po' la sintesi di quello che abbiamo fatto, perché noi abbiamo messo le nostre competenze matematiche e statistiche usando la matematica, e Marco Sandri ha invece sviluppato il pacchetto, quindi vedete lì la fotografia, è il nostro collega che si è occupato in questo progetto dello sviluppo del pacchetto R, quindi del software sostanzialmente, dei codici, delle funzioni che consentono di fare le analisi. Però lui in realtà è messo lì perché per il libro ha fatto la parte dell'informatico, diciamo, ha scritto anche un capitolo molto chiaro su come si possono manipolare i dati per portarli anche nel formato che poi serve per essere utilizzato col pacchetto. Ma lui, Marco, secondo me potrebbe essere l'unicorno che sta lì al centro, perché ha delle competenze fortissime di informatica, ma di statistica io non so un altro che ne sappia più di lui, non lo conosco, e collabora con dei gruppi veramente top di tutte le discipline, dei medici, di tutto. Lui veramente è il nostro faro. Ecco, tornando invece agli interlocutori, un pochino ho già detto a chi si rivolge, quindi direi studenti di corsi universitari per lo più, ma anche dottorati e master, ma anche gli analisti dei dati, gli allenatori, che mastichino un po' di statistica, perché un pochino di background ci vuole, anche se nel libro è spiegato tutto passo passo, e i codici che sono disponibili comunque gratuitamente, perché il software R è gratuito e open source. I codici sono disponibili anche sul nostro sito, che è bdsports.unibs.it, lì ci sono anche dei dati con cui esercitarsi, tutti i codici scaricabili gratuitamente. E poi questi codici possono essere utilizzati a livello invece più avanzato, quindi se vogliamo rivolgerci ad un pubblico, diciamo, di data scientist interessati alle sports analytics, allora dai codici si possono ottenere dei risultati che poi si possono ulteriormente approfondire con ulteriori analisi per andare poi nel campo proprio della ricerca scientifica. Perfetto, ecco, per quello che può valere il mio parere di lettore, diciamo, ho trovato anch'io il libro veramente bello, veramente bellissimo, interessantissimo. Grazie. E si sente proprio che raccoglie una grande competenza, una grande esperienza e una grande passione rispetto ai temi che vengono trattati. Ci sono effettivamente delle sezioni che richiedono particolare impegno e possono essere, diciamo, compresi a fondo da persone che conoscono molto bene certi argomenti, però ci sono anche delle sezioni che veramente sono piacevoli da leggere, possono essere lette con grande interesse. Ecco, ci sono nel frattempo arrivate molti commenti, intanto siamo una cinquantina di spettatori, quindi
Grazie a tutti di essere intervenuti così numerosi. Dunque, leggo qualche commento che è arrivato nel frattempo. Francesco scrive: nel mio percorso universitario, nella magistrale in business management, ho scelto analisi dei dati e data mining, al secondo anno customer intelligence e analisi dei big data del professor Walter Quattrociocchi. Comunque, ho comprato il libro lo scorso anno, ci siamo sentiti anche su Messenger. Libro spettacolare, complimenti. Debbie Damiani dice: la dottoressa Zuccolotto la ricordo con tantissimo affetto quando ero studentessa all'Università di Brescia ed è sempre stata bravissima. Quando spiega è impossibile non capirla. Oh, grazie, che soddisfazione. Grazie, grazie a chi ha fatto questo commento. Lorenzo dice, si riferisce a una frase di Paola di prima, quando parlavi dell'importanza credo delle competenze su specifici argomenti. E dice: questa affermazione di Paola sulle opinioni è straordinaria in un'epoca come questa, in cui ciascuno si sente in diritto di dire la sua, anche in barba ai dati, assume ancora più significato, perché è in grado di comprenderlo, ovviamente. Maria fa una domanda, dice: magari se volete rispondere anche subito, dice: qual è la relazione? In realtà è stato già risposto più o meno a questa domanda: qual è la relazione tra statistica, matematica e intelligenza artificiale? Direi che avete già dato un quadro abbastanza esauriente sul tema. Raffaele Imbrogno, che avete citato, dice: pensare che le variabili di base del basket sono oltre 750. Infatti, io vi volevo proprio fare una domanda proprio su questo: quali sono le variabili che si studiano quando si analizzano i dati del basket? Ma adesso finisco la domanda, poi vi lascio la parola. Sono oltre 750, quindi per qualsiasi decisione relativa al gioco dobbiamo cercare algoritmi predittivi che sappiano selezionare le variabili e i fattori più determinanti dell'andamento del gioco. Dice: belle le magliette dei Spurs. Quelle erano in onore a Ettore Messina, perché al tempo in cui ha scritto la prefazione del nostro libro era il vice di Popovic, poi adesso abbiamo l'onore di averlo di nuovo in Italia. Ecco, però nel momento in cui aveva scritto la prefazione al libro eravamo diventate delle tifose degli Spurs. Poi Lorenzo, sono arrivati tantissimi commenti. Dice: serve una forza computazionale per fare tali analisi non indifferente, caro Raffaele. Quindi c'è già la risposta alla domanda di prima. E Raffaele dice: fino a un certo punto gli analytics si calcolano con un notebook leggermente potente. E poi aggiunge anche: grazie a voi negli States ci sarebbe la fila fuori dalle stanze di Paola e Marica, qui da noi dormiamo. Ecco, poi c'è, ecco, io qui devo rivelare, per spiegare questo commento, io devo rivelare un segreto, che poi non è un segreto, cioè io e Paolo eravamo compagni al liceo, compagni di classe, e qui c'è il commento della nostra professoressa di matematica del liceo, Laura Mazzettoni, che dice: ciao ragazzi, fate sempre cose molto interessanti, grazie. Questa volta Ecco. il merito Lei è è la responsabile di tutto, ecco, siamo tutta qui colpa oggi, tua. sapete adesso pubblicamente, sappiate che Esatto. è il punto di inizio di quello che state vedendo. Esatto, è tutta colpa sua, tra virgolette, no? Con grande affetto la salutiamo, ovviamente. Tiziana dice: bravissime. E Raffaele, ancora, quanto sarebbe bello scrivere con loro un testo sul decision making nello sport. Dice: già un'idea per un nuovo Noi ci siamo, Raffaele, libro. lo sai. Siete molto brave, un onore per me avervi dato una piccola mano. Lorenzo, comunque una buona sera alle mie due professoresse dell'UniBS. Forte anche Marco, dice Lorenzo. Lorenzo, sono due Lorenzi in realtà che si alternano. Se ci sta seguendo, saluto molto calorosamente anche lui. Lorenzo, l'altro Lorenzo, una buona sera, dottor Alessandrini, e vi cambio il saluto. Alessia aggiunge: i bravi data scientist hanno un'importante dote di mediatori culturali e linguistici fra statistici, matematici, informatici e settori specifici di applicazione, appunto come Paolo e Marica ci hanno spiegato poco fa. Ecco, io tornerei un attimo al discorso: i dati utilizzati nella data science applicata al basket. Si faceva riferimento prima ai quanti sono 700, no, non ricordo più il numero. Ecco, 750 variabili che intervengono nel basket, che quindi devono essere analizzate. Come fate ad analizzare tutte queste variabili? Come si fa?
Allora, i dati effettivamente sono di tantissime tipologie. Ci sono, allora, in statistica andiamo dai data ai big data, adesso utilizzando ancora termini tanto di moda, diciamo i dati, quelli classici, sono quelle che poi. Diciamo c'è anche un malinteso generale che quando si parla delle statistiche nel basket, tutti pensano a quei dati, appunto, e dico, non sono, si chiamano stats, statistiche, però per noi in fondo sono i dati di partenza per le analisi, non il punto di arrivo, che sono, che so, quanti tiri fatti, quanti tentati, quanti riusciti, le percentuali dei tiri da 2 punti, le percentuali da 3, il numero di assist, le stoppate, i falli, eccetera, eccetera. Questi sono i cosiddetti box scores, sono una tipologia di dati effettivamente piuttosto semplice, su cui però noi mostriamo nel libro che alcune cose interessanti già si possono fare. Poi a un livello successivo, un pochino muovendosi verso i big data, ma non ancora arrivandoci, ci sono gli effettivi play by play, quelli a cui faceva riferimento Raffaele quando diceva questo grandissimo numero di variabili. Play by play sono dei dati, anche questi noi li analizziamo nel libro, che registrano ogni singolo evento del gioco, quindi per ogni evento che accade, il momento in cui è accaduto, i giocatori coinvolti, se è un tiro da dove, esattamente le coordinate del campo, se è riuscito, se non è riuscito, se ha avuto un assist, e quindi tutta l'informazione rilevante. In ogni riga abbiamo ogni singolo evento e qui chiaramente cominciamo ad andare su di mole di dati, in effetti, però. Come giustamente diceva Raffaele, assolutamente cose gestibili con un notebook, tant'è vero che noi nel nostro libro abbiamo i codici R che elaborano questi dati con con un computer effettivamente normalissimo. Dopo è chiaro, dipende se uno vuole elaborare 10 anni di partite, ecco, la mole cresce, però diciamo restiamo sempre nel gestibile. Invece spostandosi verso il big data ci sono tutta una serie di altri dati, tipologie di dati che sono molto molto interessanti per gli statistici, che sono tutti quelli che derivano dalle nuove tecnologie, quindi le procedure di tracking che rilevano al livello del millisecondo, quindi con una scansione temporale molto molto fine, le posizioni dei giocatori in campo, di tutti i giocatori e spesso anche della palla, che possono essere rilevate con dei sensori GPS nel giocatore oppure con delle telecamere. E poi ci sono tutta una serie di dispositivi congegni tipo pedane, occhiali che mostrano dove il giocatore sta guardando, rilevano gli occhi, oppure gomitiere che mostrano l'inclinazione dei movimenti del braccio durante il tiro, okay? Che questi sono più tipicamente usati durante l'allenamento e che possono però servire per capire punti di forza, punti di debolezza di un giocatore. Ecco, qui andiamo su modi di dati effettivamente, specie sui dati di tracking molto molto più elevate, però devo dire che non abbiamo mai avuto bisogno di fare diciamo, utilizzare metodi di calcolo, di supercalcolo oppure metodi di calcolo parallelo, parlando un po' tecnicamente, per gestire queste mole di dati. Tutto sommato siamo sempre riuscite a lavorarci anche con dei notebook normali, quindi la cosa è assolutamente per ora gestibile. E, ecco, vabbè, ci sarebbe tanto da dire, però vedo che il tempo passa, non voglio rubare e annoiare i nostri partecipanti, magari se qualcuno avrà qualche domanda specifica la può fare successivamente, ecco. No, magari faccio una domanda. Nel frattempo non sono arrivate a domande dagli spettatori, per cui vi chiedo io una cosa. Ma alla fine poi tutti questi dati vengono utilizzati per quali obiettivi? Cioè, quali sono gli obiettivi che la data science applicata al basket si prefigge? Cioè, immagino, non so, prevedere i risultati delle partite, capire quanto un giocatore è determinante in una squadra, o scoprire delle strategie vincenti per vincere le prossime partite, cose di questo tipo, oppure Sì, dell'altro? sicuramente tutte queste che hai detto. E qui adesso sono riportati gli obiettivi della statistica di cui ha parlato Paola prima e vediamo come questi possono essere calati nel contesto del basket.
E quindi allora, nella fase di descrizione, che è quella di conoscenza e misurazione del fenomeno, possiamo parlare appunto della performance dei giocatori e delle squadre, quindi come misurare la performance, quali possono essere punti di debolezza e punti di forza, sia a livello di giocatore singolo sia a livello di squadra. Quali sono le variabili che influenzano la performance? E quanto è stabile, quindi se è una buona o cattiva performance, ma anche quanto è stabile nel tempo. Chiaramente, se un giocatore è un giocatore che mediamente ha una buona performance, è anche importante che la mantenga durante, per esempio, tutta la partita o che la mantenga nei momenti di maggior pressione della partita. Quindi, come reagiscono i giocatori alla pressione, chi gioca bene con chi. Nella descrizione c'è anche, quindi diciamo, tutta questa parte di misurazione della performance che può utilizzare i dati di cui ha parlato prima Paola, sia le statistiche sia i play by play. Se addirittura abbiamo a disposizione quei dati invece di tipo sensor data, cioè quelli che misurano anche i movimenti dei giocatori della palla nel campo, allora si può studiare come si muovono, se sono veloci, se sono lenti, che tipo di spazio occupano nel campo, che tipo di strategia usano, quale strategia porta alla vittoria, che poi alla fine è la cosa che interessa di più agli esperti nel campo, come si fa a vincere, quali comportamenti sono i più efficaci e i giocatori avversari. Come si comportano, che strategia di gioco dobbiamo implementare per vincere contro una squadra che ha una certa strategia di gioco diversa dalla nostra. Stiamo un po' limitando il campo alla performance basata sui dati di gioco, quindi la misurazione dei dati di gioco, ma qui la statistica nel basket potrebbe essere ampliata andando per esempio a considerare le variabili psicologiche, quindi andare a misurare quali sono i costrutti latenti psicologici dei giocatori in determinati momenti del gioco, per esempio, o come i giocatori stanno in squadra, come si crea il team, quindi il clima della squadra in certi momenti del gioco. Le cose veramente sono tantissime da poter analizzare. Ecco, poi sulla base della descrizione si può arrivare a una previsione, quindi a prevedere come sarà la performance e su quali elementi agire per eventualmente modificare la performance. E alla fine tutto questo può dare gli spunti ai coach, comunque agli esperti del basket, per prendere decisioni, sempre con quell'ottica di unire le informazioni che si possono trarre dai dati con l'esperienza, le sensazioni dell'esperto. Ecco, c'è l'altro articolo che abbiamo scritto questa volta, ci sono anch'io tra gli autori, sempre per il gatto, detto tra di noi, tra amici, lo chiamiamo il gatto di Schrödinger. In questo articolo, la statistica nel campo di basket, sempre in modo molto divulgativo, molto semplice, abbiamo spiegato un pochino meglio quali sono questi possibili obiettivi della statistica nel basket. E poi lì sotto vedete una serie di copertine di giornali che invece sono giornali scientifici su cui abbiamo pubblicato alcuni studi relativi sempre all'applicazione della statistica nel campo di basket. Devo dire che con Paola siamo riuscite anche a pubblicare, lo dico io di solito sono abbastanza. Non, insomma, però questa volta ci diamo le pacche sulle spalle a vicenda, facciamo i trenini nel corridoio, queste cose, perché siamo riusciti col basket, si vede che ha comunque avuto presa anche sui revisori, sugli editor delle riviste, siamo riusciti ad arrivare a quella che è la rivista top per gli statistici, quindi siamo molto soddisfatte di questo. Divertendoci siamo riuscite a unire insomma le due cose. Francesco chiede, valutate anche i dati degli allenamenti o soltanto delle partite? Allora, ad oggi abbiamo utilizzato esclusivamente i dati delle partite, infatti sul libro sono tutti dati, più che altro perché sono quelli che sono un po' più facili da reperire, perché effettivamente per mettere le mani sui dati degli allenamenti bisogna avere una squadra che decide di darteli e tante volte questo potrebbe non essere visto con favore, perché chiaramente questo significa anche fornire ad altri i segreti, diciamo,
diciamo, i punti di forza e i punti di debolezza dei propri giocatori. Quindi ad oggi, diciamo, sui dati degli allenamenti non siamo riusciti, anche se abbiamo alcuni contatti di alcuni rilevatori dell'NBA che si occupano in particolare dei tornei dell'NCAA, dove gioca i giovanili, diciamo i più giovani, la primavera, insomma, dei giocatori che poi verranno scelti per l'NBA, che effettivamente era disponibile a fornire alcuni dati di allenamento, però ad oggi ci siamo focalizzati sulle performance durante le partite. Devo dire, ci sono tantissime domande, quindi credo che il vostro la vostra così relazione stia riscuotendo molto interesse. Francesco chiede, ad esempio, si potrà considerare questa analisi, che fa una domanda interessante, devo dire, questa analisi dei dati prendendo però in considerazione anche gli aspetti psicologici, perché quella è una variabile che a mio parere sarà sempre difficile da integrare all'interno di un modello. Non so se c'è qualche esperienza di aspetti psicologici che vengano tenuti in considerazione. Sì, rispondo io, Paola. Mm-hmm. Sì, no, dicevo che prima appunto avevo fatto cenno a questa parte degli aspetti psicologici. Noi, prima di buttarci a capofitto nel basket, abbiamo lavorato diversi campi e in particolare sui dati, quelli che noi statistici chiamiamo dati di tipo categoriale, sono quelli che provengono dai questionari, dalla somministrazione dei questionari alle persone. E in campo psicologico esistono tantissimi questionari già predisposti e studiati per misurare certi tratti latenti, si chiamano, dei costrutti psicologici che caratterizzano le persone. Quindi esistono dei questionari già pensati per misurare alcune caratteristiche psicologiche anche dei giocatori, per esempio la capacità di gestire situazioni di stress, oppure la leadership, la capacità di giocare con i compagni di squadra, eccetera. E quindi diciamo che il pacchetto di competenze statistiche per lo studio di questo tipo di variabili c'è, noi un pochino l'abbiamo, ma è una parte della letteratura statistica che è assodata, si parla della metodologia per le variabili latenti e c'è un sacco da studiare, da sapere in questo campo. Quindi certamente è possibile misurare anche i tratti psicologici e integrarli nell'analisi della performance, quindi andare a vedere come la performance sul campo sia legata sì alle strategie di gioco in senso stretto, ma anche a queste variabili di tipo psicologico. Abbiamo dei contatti anche con delle persone, con degli psicologi, con degli psicometrici che si occupano di questo anche nello sport. Come al solito il problema è la disponibilità di dati, perché si tratta comunque di andare a disturbare, tra virgolette, i giocatori e insomma chi ruota attorno al mondo dello sport, magari in momenti in cui il loro primo obiettivo è vincere la partita della settimana successiva, e poi soprattutto ricordiamoci che per fare analisi statistica non ci bastano 10 persone su cui abbiamo rilevato le variabili, ci serve un bel campione piuttosto numeroso, o meglio, ci sono anche le tecniche statistiche che si sono in grado di analizzare poche persone, come tutta la parte di statistica medica, però adesso stavo pensando alla metodologia per variabili latenti, per cui un po' di persone bisogna averle tra le mani per poter somministrare questi questionari, che a volte sono anche questionari lunghi che richiedono un po' di tempo. Quindi adesso però ci stiamo organizzando, appunto abbiamo preso contatto con delle persone che hanno già dei dati che possiamo anche integrare con altri questionari, e sì, è una cosa che proprio ci interessa, proprio perché unirebbe le nostre due passioni della statistica per dati categoriali e questa invece per della statistica nello sport. Pierpaolo chiede, analizzando i dati derivanti dal play by play, viene effettuata in via preventiva una verifica della bontà degli stessi, soprattutto se si considerano i tempi di sviluppo del gioco? Sì, bisogna farlo, specialmente a seconda di qual è la fonte di questi dati. Allora, io prima non mi sono soffermata e
però bisogna capire da dove arrivano i dati play by play che si hanno. Allora, molti dati play by play sono disponibili sui siti classici delle, che so, della Lega Pallacanestro, della LBA, eccetera, o dell'NBA, della FIBA, eccetera. E, però sono disponibili in un formato per cui noi statistici, per andare a prenderli, dobbiamo utilizzare delle procedure che si chiamano di web scraping, cioè creiamo proprio dei codici a livello informatico che entrano nei siti, ecco, non è pirateria, vero, però entrano nei siti e estraggono i dati che ci interessano, perché altrimenti farlo manualmente sarebbe un lavoro molto molto lungo. E ecco, da queste procedure poi bisogna fare un grandissimo lavoro di pulizia, sia perché le procedure stesse non sono esenti da problemi, sia perché molto spesso, più tra l'altro si scende di categoria nel livello della competizione, e molto spesso sono affetti da errori, e quindi noi abbiamo dovuto fare delle operazioni di pulizia veramente molto molto sostanziose quando abbiamo lavorato per esempio su dei dati della Serie A2 italiana, che pure non è un livello basso della competizione, perché è il secondo dopo la Serie A, però già lì effettivamente i dati erano molto molto problematici. Abbiamo dovuto fare queste verifiche di cui parla Pierpaolo. Invece, quando ci siamo buttate sui dati dell'NBA, ed ecco anche quello il motivo per cui, non per una esterofilia nostra intrinseca, però il motivo per cui nel libro utilizziamo e analizziamo praticamente esclusivamente l'NBA è che lì ci sono dei fornitori di dati, in particolare Big Data Ball è stato il nostro partner di preferenza, che forniscono dei dati di qualità veramente altissima. Allora, anche questi non sono esenti da errori, bisogna fare dei controlli preliminari, però lì la qualità è veramente molto alta. E mi piace citare Big Data Ball perché è un'azienda che rileva tutti i dati della NBA con un livello di qualità molto alto e li mette a disposizione a pagamento, e però in maniera veramente a livello molto economico per noi, che diciamo abbiamo anche dei fondi di ricerca su cui possiamo contare per queste cose. Però soprattutto quando lui è venuto a sapere, diciamo la persona che gestisce questa azienda è venuta a sapere del nostro progetto BD Sports e della nostra volontà di scrivere il libro, ci ha riversato addosso 15 anni di stagioni NBA gratuitamente, e proprio per il piacere che noi le analizzassimo con le nostre tecniche, e ci ha consentito addirittura molti di questi dati di metterli a libera disposizione dei lettori del libro attraverso il nostro sito, e chi scarica il pacchetto ottiene anche questi dati, ed è stato proprio un loro piacere metterli a disposizione gratuitamente per la ricerca scientifica. Ci sono altri commenti. Raffaele dice: esistono, a integrazione di quello che avete detto, esistono test e metriche sviluppate per le valutazioni sulle capacità cognitive, attentive e decisionali. Un modello integrato, però, come diceva Marika, ancora non è stato strutturato. Samantha dice: ciao Paola, congratulazioni, seguo con piacere il vostro talk. Francesco Samantha, dice, ma scrivi da New York? Se ci può rispondere, perché questa è una nostra amica in effetti che sta a New York, quindi non so a livello di fuso orario come sia, ma se ci sta seguendo da là la ringraziamo tanto. Sì, certamente. Francesco aggiunge: grazie mille, ancora complimenti, ho scoperto il vostro libro per caso mentre facevo ricerche per la mia tesi di laurea in statistica e sull'analisi dei cambiamenti nel basket nel corso degli anni. Vi faccio un paio di altre domande, perché siamo veramente, la cosa sta diventando talmente appassionante che il tempo passa e non ce ne accorgiamo neanche. Volevo chiedervi, ma possiamo vedere qualche esempio di, diciamo, di risultati di analisi che avete svolto, qualcosa di specifico, ecco, qualche grafico, qualcosa di... Allora, adesso io qui potrei ammazzarvi tutti e parlare per le prossime 4 ore, modello notte bianca del basket, quindi fermatemi, grazie di questa domanda. Andiamo avanti qualche ora, non c'è problema, no, scherzo. No, ecco, non vogliamo uccidere, siamo già veramente molto lusingate dalla partecipazione, nonostante abbiamo superato l'ora, noi continuiamo ad esserci volentieri, più di 40... Sì, finché non stramazzano... No, sono sempre costanti. Nel frattempo, scusami,
Samantha conferma che è New York. Ah, ecco, Ci allora dai. vedono, possiamo dire che ci vedono anche da New York, insomma, è una grande, grande emozione. Salutaci Manhattan, Samantha. E allora sì, allora un po' di esempi, ovviamente ci eravamo preparate qualche, aspettandoci, sperando in questa domanda, avevamo preparato qualche grafico. E questi che vedete adesso è vado veloce, vero? Un'analisi che abbiamo fatto sui dati delle Olimpiadi, quindi sono un pochino datati, però insomma le Olimpiadi sono sempre le Olimpiadi. E quelle del 2016, l'ultima che purtroppo ci sono state ad oggi, è un'analisi della probabilità. Prima ha fatto Marika, parlando degli obiettivi, ha fatto un cenno alla necessità di andare a esplorare qual è la performance, e va bene, però magari focalizzando su alcune situazioni particolari. Ecco, noi abbiamo scritto un articolo che tuttora è molto apprezzato per valutare la performance sotto pressione, perché in effetti, come tutti gli sport, bisogna capire che cosa fa il giocatore nel momento in cui la pressione di gioco si alza. Ecco, tra le varie situazioni di alta pressione che abbiamo analizzato, una di queste è che cosa succede quando, allora, chi è esperto di basket lo sa, le azioni durano, diciamo, normalmente durano 24 secondi, ok? Quindi c'è un cronometro nel campo che si chiama shot clock, in inglese, ecco, il cronometro del tiro, in italiano, che parte da 24 e va inesorabilmente verso lo zero. Se il giocatore non tira entro la fine dei 24 secondi, ecco, poi ci sono dei casi in cui si resetta a 14, ma lasciamo perdere. Se non tira entro la fine di questo tempo che ha a disposizione, la squadra perde la palla e la palla passa all'avversario. Quindi questa è una delle cose che rende il basket particolarmente veloce, appassionante, sempre attivo, però anche che crea una certa pressione. Nel momento in cui i secondi stanno per scadere, ecco che la pressione sul giocatore si alza. Quindi noi abbiamo fatto un'analisi di qual è la probabilità di fare canestro, e in questo grafico in particolare vedete, per quanto riguarda i tiri da 3 punti, a seconda del valore del tempo rimanente, diciamo, nello shot clock. Ecco, quella linea rossa mostra quella di tutti i giocatori che hanno partecipato alle Olimpiadi. E allora si vede che la probabilità all'inizio è molto bassa, perché un tiro da tre nei primissimi secondi dell'azione di solito sono quei tiri che vengono tentati all'ultimo momento, quando sta per scadere il tempo del quarto. Però diciamo la probabilità a un certo punto si alza, quindi i tiri tentati su 14, 15, 16, intorno ai 20 secondi dell'azione hanno una certa probabilità, e poi si vede che comincia a crollare, cioè quando ci si avvicina verso la fine, verso lo scadere del tempo, ecco che la pressione si fa sentire e la probabilità di segnare canestro si abbassa. Invece le altre due linee mostrano questa stessa probabilità per le due squadre che sono state vincitori del torneo olimpico, che sono gli Stati Uniti e cioè, scusate, i vincitori sono stati gli Stati Uniti, le due squadre finalisti, l'altra era la Serbia, che si vede che non hanno sofferto di questo problema. Ecco, quindi le due squadre top di quel torneo hanno mantenuto una probabilità di fare canestro piuttosto costante, nonostante la situazione di alta pressione. Ecco, questo era stato un grafico che avevamo fatto, altrimenti altre analisi che facciamo, andiamo sempre a vedere, a scomporre la probabilità di fare canestro a seconda della zona del campo da cui il giocatore sta tirando. Anche questo è un punto che può creare delle differenze. E ecco, questi due campi che vedete, questi due grafici che vedete, sono entrambi relativi al famosissimo Stephen Curry, nella stagione del 16-17, quindi anche questi dati un po' datati, però diciamo in quella stagione fu un'ottima stagione per i Golden State, e mostrano come effettivamente lui abbia delle zone del campo predilette. E questo è il grafico di sinistra, che è colorato, diciamo, i colori ci mostrano, sono proporzionali, diciamo, alla probabilità di fare canestro, dal blu più scuro, dove la probabilità è più bassa, fino al rosso, dove la probabilità è più alta.
oppure ci mostrano anche nel grafico di destra e quando lui tende a tirare maggiormente da determinate zone del campo. E anche qui allora il blu sono valori bassi, il rosso sono valori più elevati e la variabile che stiamo considerando è il tempo totale del match. Quindi che cosa vuol dire? Che dove è blu sono tiri fatti abbastanza presto durante la partita, dove è rosso sono tiri fatti verso la fine della partita. Quindi scopriamo da questo grafico che Stephen Curry tende a tirare dalla media distanza e con tiri da due punti abbastanza centrali, in quella zona dove vedete i colori bianco-azzurro, però presto, durante la partita, quando ci avviciniamo verso la fine della partita, andiamo nelle aree rosse, quindi ecco che lui comincia a tirare più spesso da tre punti nelle parti più avanzate della partita e quindi comincia a diventare particolarmente letale, perché sappiamo che lui tiri da tre punti e effettivamente gli riescono piuttosto bene. E, ecco, ultimo grafico, ma giusto proprio facendo una carrellata veloce, come dicevo potrei stramazzare tutti per ore entrando nei dettagli. Questa è una rete in cui si mostra la rete assist canestro, cioè chi ha fatto un assist a chi e che poi ha fatto appunto canestro, e quindi sempre sono i Golden State Warriors di quella annata, e vedete i puntini sono i giocatori, le frecce sono gli assist, più la freccia va verso il rosso più il numero di assist è forte, e quindi per esempio si possono notare tante cose. Il bravissimo Draymond Green è stato in quell'anno l'assist man del Golden State Warriors, anche se non era il playmaker, e notiamo che ha assistito maggiormente Kevin Durant e Klay Thompson. Ha assistito molto meno Stephen Curry, perché Stephen Curry è uno che il suo tiro se lo crea da solo, in effetti. Stephen Curry, che è il vero playmaker della squadra, a sua volta ha assistito Kevin Durant e Klay Thompson, e poi si è fatto i suoi tiri, che sappiamo essere stati molti e molto efficaci. Ecco, quindi questi un po' di esempi, però molto molto brevemente. Paolo, hai il microfono spento. Scusate. Sono arrivati dei complimenti da Sergio, da Enza, e un commento di Lorenzo che dice: cambiando settore potrebbe essere interessante per noi insegnanti, sicuramente so che ci sono molti insegnanti anche di scuola secondaria, diciamo, all'ascolto, applicare il grafico, credo si riferisca al grafico della probabilità di fare canestro, quello di prima, alla didattica e studiare la probabilità di rispondere correttamente ai test quando si è sotto pressione. Vi faccio altre due domande per concludere, perché purtroppo il tempo, sarebbe bello andare avanti anche per ore a parlare di queste cose molto interessanti, ma purtroppo il tempo è tiranno, come si suol dire. Mi ha colpito molto nell'introduzione del vostro libro una frase di Marc Gasol, un celebre cestista spagnolo, campione NBA, che ha affermato le statistiche, diciamo, la statistica, poi mi spiegherete voi cosa intendeva veramente con la parola stats, are killing the game of basketball, cioè sta uccidendo il basket. La cosa sorprendente è che poi voi nel libro spiegate subito dopo che in effetti ha ragione, cioè che la statistica sta uccidendo il basket, ma che cosa vuol dire? Cosa sta succedendo? Sì, è vero, ha ragione, abbiamo detto ha ragione. Allora, diciamo che secondo noi la statistica deve essere uno strumento utile e non, come teme Marc Gasol, un modo per ridurre il gioco a dei numeri che in realtà non lo rappresentano. Per questo distinguiamo la statistica con la S minuscola dalla statistica con la S maiuscola. Allora, la statistica con la S minuscola sono sostanzialmente le statistiche di cui parlano, per esempio, i media quando discutono delle partite di basket. Allora, tirano in ballo quelle che prima ha fatto vedere Paola, per noi sono i dati, il numero di partite giocate, il numero di minuti giocati, il numero di tiri fatti, di tiri tentati, di tiri realizzati, eccetera. Questi per noi sono i dati, e ridurre il gioco e la bravura di un giocatore
a questi numeri, a questi dati, effettivamente è fuorviante. Fuorviante anche perché potrebbe indurre un giocatore a giocare per soddisfare queste statistiche, quindi per massimizzare queste statistiche, far sembrare che lui sia bravo, a discapito del gioco vero, di quello che poi porta la squadra a vincere la partita. E questo, diciamo, in questo senso Marc Gasol ce l'aveva anche un po' con i media, perché effettivamente saltano fuori quel loro solito modo, diciamo, un po' sensazionalistico di sbandierare le statistiche come se quelle dei giocatori, come se fossero il termometro della bravura del giocatore, quando in realtà tanto non è tanta bravura, la bravura dei giocatori non è misurabile soltanto da quelle statistiche. Ci sono tra l'altro dei ruoli che non sono diciamo la bravura di certi ruoli non è tenuta in conto da questi numeri, da queste statistiche, ma poi il discorso è anche un po' più sottile, nel senso che, come dicevamo prima, ci sono delle variabili di tipo non misurabile direttamente, quelle che noi statistici chiamiamo variabili latenti, che certamente non sono misurate da questi numeri, da queste statistiche con la S minuscola. Quindi entra in campo la statistica con la S maiuscola, che parte da quelle statistiche con la S minuscola, che sono i dati, le elabora con dei metodi appropriati, e il risultato, la conoscenza che se ne trae può sì essere d'aiuto e servire a supporto delle decisioni e misurare in qualche modo la bravura anche dei giocatori singoli e delle squadre. Un famoso allenatore di NBA disse che non si può misurare il cuore di un giocatore. Ecco, in effetti anche Marc Gasol diceva: basketball è un gioco soggettivo, un sacco di cose non si possono misurare con queste statistiche. Diciamo che la statistica, però, con la S maiuscola, ha tutti gli strumenti per poter usare questi dati con i metodi corretti, appropriati, di volta in volta da valutare, e portare invece a una misurazione che non sarà completa, perché ci sono comunque degli aspetti che sfuggono, ma che certamente è più completa rispetto alle statistiche, che sono i dati di partenza per noi. Ecco, oltre che creare una rete, diciamo, di ricercatori, di collaborazioni tra voi ricercatori, avete anche creato dei contatti con molti personaggi, ne avete citati alcuni significativi del mondo dello sport attraverso le vostre ricerche, personaggi che si sono interessati a loro volta alle vostre ricerche, e ovviamente stiamo parlando in particolare di personaggi del mondo del basket, quindi immagino allenatori, coach. E potete raccontarci qualche, brevemente, perché siamo in chiusura ormai, qualcosina su come e perché si sono interessati al vostro lavoro questi personaggi, diciamo? Sì, allora, di fatto abbiamo, lungo tutta questa chiacchierata, abbiamo forse anche un pochino già risposto a questa domanda, nel senso abbiamo citato il fatto che noi ci rendiamo conto che, come diceva prima Marika, la data science ha bisogno di tantissime competenze, e averle tutte in una persona è l'unicorno. Noi che siamo un po' più modeste, diciamo, sappiamo di poter portare le nostre competenze dal punto di vista della statistica e in parte anche dell'informatica, con l'aiuto di persone più competenti di noi, e però abbiamo bisogno del contatto, abbiamo bisogno della terza sfera della data science, che è il contatto con gli esperti di questo mondo, perché noi non lo siamo, e quindi è inutile fare cose quando non si conosce bene l'ambito di applicazione, si rischia di fare cose che non servono oppure di farle in un modo diverso da quello che sarebbe giusto. Quindi ecco che noi abbiamo proprio sempre cercato molto fortemente il contatto col mondo dello sport, perché abbiamo sempre detto, il nostro mantra era: fateci domande, abbiamo bisogno della domanda giusta, perché è sulla base delle vostre domande che noi poi metteremo a punto i metodi e daremo le risposte alle domande giuste, non a delle domande che ci inventiamo noi la mattina quando ci alziamo dal letto. Ecco perché appunto abbiamo creato il network, che appunto è già una risposta alla tua domanda. Il network è proprio il tentativo di mettere insieme il mondo accademico col mondo dello sport. E abbiamo trovato tanti contatti, abbiamo fatto
abbiamo parlato con allenatori esperti, con tante persone da cui abbiamo veramente imparato tanto, e appunto il libro è effettivamente un po' una sintesi però di percorso, perché speriamo di migliorare ancora, e di tutto quello che abbiamo imparato mettendo insieme le nostre competenze con quelle delle persone che hanno voluto unirsi a noi. Ce ne sono anche tante con cui non siamo riuscite, perché poi il tempo è tiranno ed effettivamente non siamo riuscite a parlare con tutti quelli che avremmo voluto e che sarebbero pure stati disponibili effettivamente a interfacciarsi con noi, però pian pianino immaginiamo che nel futuro continuiamo il cammino, continuiamo questo percorso. Bene, a questo punto io direi che siamo davvero purtroppo in chiusura, perché sarebbe bello ancora chiacchierare e parlare di questi argomenti che sono davvero anche per... Immagino per chi ovviamente è appassionato di basket e di sport in generale, ma anche per chiunque, credo che siano davvero molto interessanti. Siete state davvero molto chiare e entusiasmanti, direi, nelle vostre spiegazioni. Ci avete offerto una panoramica molto, molto affascinante sui legami tra matematica, statistica e sport. Volevo proprio in chiusura chiedervi... Nei tempi che, così, nell'epoca che stiamo vivendo, credo che sia particolarmente e sempre più importante invitare i giovani a studiare matematica e in particolare statistica, e credo che ce ne sia davvero un gran bisogno, no? Possiamo dire, anche riallacciandoci alla frase che diceva prima Daniela, convincetemi, appassionatemi alla statistica. Come possiamo convincere i giovani a studiare la statistica? Sì, allora, lo sport è un buon modo per avvicinare i giovani soprattutto alla statistica, alla matematica in generale, a queste materie quantitative che i ragazzi vedono sempre un po' con un po' di antipatia. Perché? Perché chiaramente se un ragazzo si trova a dover analizzare dei dati o a studiare la matematica in un campo che ama, come può essere quello dello sport, sicuramente unendo la passione allo studio, diciamo che mette a frutto la sua passione in funzione dello studio della matematica e della statistica. Oggi la statistica è richiesta a livello lavorativo in maniera impressionante. Qui c'è il famoso Halvarian, che al tempo era Google, che disse la statistica è sexy non solo per lo sport, però in realtà le cose si sono evolute da quel tempo. Oggi data science e statistica sono considerate le discipline su cui davvero conviene puntare per trovare lavoro. Però, visto che la statistica e la data science sono applicabili a qualsiasi tipo di campo, un buon consiglio è quello di mettersi a studiare matematica e statistica per poi sviluppare quelle competenze che possono essere applicate in qualsiasi ambito, non solo lavorativo, che si desidera, quello in cui si ha la passione. Io poi, se posso, volevo anche aggiungere una cosa velocissima, perché tante volte, soprattutto chi non ha la sensibilità statistica o matematica, pensa che applicare metodi statistici sia semplicemente prendere un software, dare in pasto dei dati e leggere poi i risultati. Ecco, è bene secondo me veramente sviluppare invece una mentalità che vada un po' oltre questo utilizzo banale, se vogliamo, dei software, perché poi i software ci sono che veramente basta schiacciare un pulsante e leggere poi i risultati, ma il rischio è quello di, se non si sa cosa sta facendo il software, il rischio è quello di non interpretare in maniera corretta i dati o, peggio ancora, o meglio, lo stesso peggio, non utilizzare il metodo corretto, il metodo appropriato per il tipo di dati che si hanno a disposizione. Quindi veramente uno studio che sia volto a capire l'importanza del metodo, dell'utilizzo del metodo corretto in base ai dati che si hanno e dell'interpretazione corretta dei risultati. Non sempre si può fare tutto, bisogna vedere i dati che si hanno a disposizione, però sicuramente con una buona base solida di matematica e di statistica poi ci si può sbizzarrire in tutti i campi che ci appassionano. Certo, condivido pienamente, e cito il
commento di Lorenzo che dice: io consiglierei una lettura e un approfondimento della poesia La Statistica di Trilussa, abbastanza famosa, per far avvicinare i giovani alla statistica, appunto. È la E... prima slide del nostro corso di statistica. Marika ed io insegniamo assieme al nostro collega Maurizio Carpita, che vabbè non penso sia collegato, ma nel caso fosse lo saluto. E insegniamo nel corso di statistica di base nella nostra università, ce lo dividiamo in tre perché gli studenti sono tanti. E la prima slide è proprio dedicata alla poesia di Trilussa, perché nella sua saggezza, dentro quella poesia, dice già tante, tante cose, in effetti. Certo. Sergio ringrazia per l'eccellente esposizione e anche Daniela dice complimenti davvero per la competenza e la passione, grazie. E Francesco consiglio proprio per questo una diretta con il professor Walter Quattrociocchi. Bene, a questo punto io direi, se non ci sono altre aggiunte da parte delle nostre Posso dire una parole parola? fiduci, L'ultimissima. ma anche No, tre. ci tengo a ringraziarti Paolo perché io a questa diretta ho invitato un sacco di amici e parenti che di solito ovviamente non sanno cosa faccio e quindi è stata anche un'occasione per... Cosa? Sapranno, a questo punto lo Un sapranno, avranno pochino sì, capito. un pochino sì, certamente, perché cioè, non è che posso invitarli alle conferenze in cui si parla... in statistichese e quindi non ci si capisce. Invece qui abbiamo davvero avuto l'occasione per mostrare in maniera appunto divulgativa quello che facciamo. Quindi grazie, Ma doppiamente grazie. grazie a voi, ci mancherebbe. No, ma queste occasioni sono fatte apposta, diciamo, per rivolgersi a un pubblico il più vasto possibile, il più così generalista possibile, senza necessariamente avere competenze spinte in determinati ambiti. E quindi magari poi da cose come queste, chissà, ce l'auguriamo, anche collegandoci alla domanda di prima e alla vostra risposta, magari qualche giovane può appassionarsi e può scattare quella scintilla che potrebbe far nascere un nuovo statistico del futuro. Quindi chissà, Speriamo. speriamo, ce n'è bisogno. E, beh, intanto grazie ancora davvero, siete state veramente entusiasmanti, come dicevo prima, e quindi io saluto, oltre alle nostre Paola e Marica per questa loro spiegazione, e saluto ovviamente tutti gli spettatori, li ringrazio. Siamo rimasti, nonostante siamo andati avanti parecchio, siamo sempre rimasti molto alti come numero di spettatori, quindi vuol dire che la cosa è Una stata. resistenza Esatto. veramente altissima, cioè forse anche l'abitudine a queste cose online che abbiamo purtroppo maturato in questa annata, però una resistenza veramente sorprendente. Parlando di sport, ci sono anche gli sport di resistenza, no? Quindi effettivamente i nostri spettatori hanno dimostrato un fisico. No, ma in realtà, a parte gli scherzi, cioè, evidentemente sono rimasti perché la cosa interessava. E infatti arrivano conferme, perché Federico dice: mi avete entusiasmato tantissimo da laureando in matematica e super appassionato e praticante di basket. Marica dice: complimenti, siete state bravissime. Pierpaolo, arrivederci, grazie mille. Marica, ancora bravissime come sempre. Bene, a questo punto io ringrazio ancora gli spettatori. Ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Presto ci saranno nuove dirette, nuovi video, nuovi eventi. E quindi buonanotte a tutti e grazie ancora a Paola Zuccolotto e Marica Manisera. Grazie, Ciao a tutti. ciao a tutti.